Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video abbiamo affrontato per la prima volta i membri del Team Galassia e abbiamo anche riscattato alcuni Pokémon speciali, oltre ad aver attivato il dono segreto, mentre oggi affronteremo per davvero il Team Galassia all'impianto Turbine. Sarà una lotta davvero particolare quella che ci attende. A questo punto direi andare sul percorso 205. Belle le baccastagna qui. Questa è baccaliegia, vero? Bacca pesca! Mi ha tratto in inganno le foglie. Mi hanno tratto in inganno, no? Mi ha tratto in inganno. Dunque, che succede? Aiuto allenatore, aiuto! Potresti trovare mio papà? Lavora all'impianto turbine. Quegli uomini vestiti da astronauti non mi fanno entrare, cattivi. Intendi qui, piccoletta? Eh sì, a quanto pare. Dunque ragazzi, qui all'impianto turbine c'è un Pokémon molto particolare che io vorrei prendere. Ma mi sa che prima bisogna spodestare il Team in Galassia. Non osare entrare nell'impianto turbine. Ho l'ordine di impedire l'accesso a chi non è membro del Team Galassia. Dal tuo sguardo mi sembra di capire che hai intenzione di entrare. Ok, se proprio ci tieni dovrai prima lottare con me. Va bene, lottiamo allora. Perfetto, vediamo un po'. Glemiao. Bene. Vai. No, graffio no. Aio. Fa male. Un altro graffio. Eh sì però, cara. Dai, Andata. Attacca a curarmi. Mena forte, Glemiao. Glemiao è forte, ragazzi, davvero. Ma dimmi tu come si può sperare di vincere con un Pokémon come questo. Si può, se tu che non lo sai usare. Che vergogna farsi battere da un bambino. Ma non puoi entrare, se io mi chiudo dentro con la chiave dell'impianto. Infatti l'altra chiave impianto non è qui, c'erano i miei compagni che stanno in mezzo ai fiori. In un certo senso è come se avessi vinto io. Vabbè amico mio. E allora come si fa? Si va a prendere dei compagni che stanno in mezzo ai fiori, ce l'ha appena detto. Dunque, erano quelli che facevano la guardia nello scorso episodio. I suoi amici stanno in mezzo ai fiori, ma qui non c'è nessuno. Se ne sono andati, probabilmente. Erano stanchi di aspettare. Oppala. Basta discutere, sgancia quel miele. Fai come ti diciamo, quel miele sarà del Team Galassia. Ci serve per attirare grandi quantità di Pokémon. C'è qualcuno qui. Che si fa? Non possiamo permettere che vada a chiedere aiuto. La soluzione è semplice. Facciamo in modo che tenga la bocca chiusa. No, però... siete cattivi. Vabbè, toccherà affrontarli. Barnpool. Barnpool è, insieme a Caterpie, l'unico Pokémon coleottero che trovo davvero carino. Mi dispiace per tutti gli altri, ma mi piacciono loro due. E a me gli insetti fanno davvero schifo. Sì. Non è paura, ma schifo. Con quelle zampette pelosi. Ribrezzo, ribrezzo. Per carità, massimo rispetto a chi è un entomologo. Ma a me gli insetti non ce la faccio, ragazzi. Tra l'altro, Silcone e Cascoon sono dei pezzi di parafango. Perché per farli evolvere su Rubino e Zaffiro, in terza gen, insomma. Per la quarta, in poi non mi ricordo, ma sulla terza... in base al loro umore. Insomma, in poche parole, dipendeva dal Pokémon. Quindi non importava maschio o femmina, in base a come girava, si evolvevano in Cascoon o in Silcoon. Ho avuto la fortuna di prendere due Barnpool, un maschio e una femmina, e farli evolvere uno in Cascoon e uno in Silcoon, proprio a fortuna. Quindi mi è andata molto bene perché stavo facendo lì un Gotta Catch 'em All. Mi piace ogni tanto ricominciare un gioco Pokémon e provare a fare un Gotta Catch 'em All. Non l'ho mai fatto su Diamante e Perla però. E lo farò su Perla quando avrò un attimino libero, perché ora sto registrando e editando video a rotta di collo. Che vergogna, mi ridurranno lo stipendio! Adesso sta a me. Sono in vantaggio perché ho appena lottato contro il mio compagno. Vedete, nel mondo Pokémon
è l'allenatore che combatte insieme al Pokémon. E non semplicemente uno che dà il comando fai. No, l'allenatore si muove, sbraccia, corre insieme al Pokémon. Mentre nel gioco noi non ci rendiamo conto della stanchezza perché premiamo il pulsante A. È una lotta a turni, non è in tempo reale. Ed è questo che secondo me penalizza molto un aspetto di Pokémon, che è la lotta in tempo reale. Sarebbe bellissimo lottare in tempo reale. Il che però penalizzerebbe chi ha un livello basso e potrebbe comunque vincere con la pazienza e la costanza, e chi ha un livello alto. Il competitivo sarebbe ingestibile in quella maniera. Ehi, questo bambino è forte, molto forte. Non riesco a trovare le parole giuste. E io di parole ne so molte. Non abbiamo più niente da fare qui. Torniamo all'impianto turbine. Sì, è dove devo andare anch'io. Oh, cos'è questa? Pare che se la siano dimenticata. È una chiave dell'impianto. Deve essere per l'impianto turbine. A me non serve, puoi prendertela. Beh, grazie. Ah, questo qui vende miele, giusto? Quei manigoldi volevano rubare il mio dolcissimo miele. Certo che erano strani, hai visto come erano vestiti? E dicevano cose senza senso. Devo proprio ringraziarti in qualche modo. Dai, prendi. Grazie. Il miele spalmato su un albero dal profumo dolce può attrarre dei Pokémon. Ok. E non lo metterò qui, perché non ho intenzione di usarlo. Ok, qui non c'è nulla. Però bello, molto bello i fiori. Un campo fiorito è molto bello, sempre ben apprezzato. Sì, se senti un fruscio, c'è un Pokémon che si va a mangiare il miele. Magari a fine episodio lo provo a spalmare il miele. Non lo faccio ora perché l'impianto turbine prenderà tutto l'episodio, ovviamente. Quindi magari se aspetto troppo tempo... In teoria, se si aspetta troppo, il Pokémon se ne va, quindi voglio evitare che accada. Metto Acti davanti, che tanto è carico. E torniamo all'impianto turbine e stavolta possiamo entrare perché abbiamo la chiave. E chiudo questa chiave dall'interno, vuoi usare la chiave? Certo. Click clack. Entriamo. Oh! Come? No, hai la chiave! Non è servito nulla a chiudere la porta! Alla fine sono io che ci rimetto qui! Non ho nemmeno il tempo per autocommiserarmi, devo avvisare il comandante! Scappa che è meglio, va. Prima che ti raggiungo e ti prenda a ceffoni. Ma... già primo ostacolo. Vabbè, affrontiamoli. Guarda che questo non è un gioco, qui si lavora sul serio. Ragazzi, a me le musiche di Pokémon fanno ammattire, davvero. Le ascoltare tutto il giorno. Cascoon. Da un Wurmple, Silcoon o Cascoon. Beh, andiamo con Beccata. Ragazzi, a me anche l'HOD nuovo mi piace tantissimo. Non lo so che roba è, ragazzi. Mi sta piacendo tutto di questi giochi. Davvero tutto mi sta piacendo. Io non lo so perché. È bello con il Team Galassia che si lotta nello spazio. Hai rovinato il mio duro lavoro. Beh, tra l'altro a Ilka piacciono molto i pavimenti riflettenti. Il lucido. Raccogliere l'elettricità dell'impianto turbine. Ecco la nostra missione. Parte la sfida della recluta Team Galassia. Ovvio. Tra l'altro, vabbè, non è il momento di parlarne, quindi magari quando sarà vi farò una domanda, magari la metterò domanda del giorno, che non le faccio mai. L'ho fatta un paio di volte, se non sbaglio, con Psicospettri all'inizio, nella prima run, e unica tra l'altro, o perché l'ho rifatta poco fa, ma le domande del giorno non sono nelle mie corde farle. Quindi evito di farle perché non è che non mi vengono in mente domande da fare, ma sono io che sono fatto così. Ok. Bruciapelo. Oh, grandissima mossa peculiare di Glemmiao. Vai, Acti, non farti intimorire. Tu sei un dio. Sei la divinità finlandese del mare. E dei mostri marini, ricordiamolo. Questo non l'ho detto che era anche dei mostri marini l'altra volta. Bene. Non sopporto gli allenatori giovani e forti.
Io sì, invece, li sopporto e come? Tutto allenamento. E tu? Ok, la tua squadra non può lottare, me la porteranno via perché ho fallito. Bruttissima sta cosa. Sono uno dei tre comandanti del Team Galassia. Stiamo cercando di creare un mondo migliore di quello di oggi. Ma la gente sembra non capire i nostri intenti. Anche tu non capisci, vero? È molto triste. Allora lasciamo che sia una lotta a decidere il da farsi. Se vinco io, tu te ne vai. Se vinci tu, se ne va il Team Galassia. Quindi tu sei un comandante, ma non sei il capo. Martes, ok. Zubat, no, vorrei dire Zubat. Pistolatto. Ah, retromarcia, interessante. Va bene, manda puro. Che penso di fare dei Pokémon? Niente, mi fanno male loro. Vieni, vieni, fatti sotto. Se mi aumenta ancora l'attacco. No. Devo ricaricarmi ora. In realtà Purugly dovrebbe pronunciarsi Puragli, però mi viene molto strano dire Puragli, quindi non lo dirò. Cavoli, semmena però. Ancora Ferrartilli, ci credo che mi può aumentare ancora l'attacco, io ci credo. Non ci posso credere, non devo crederci assolutamente. Pistolacqua e via. Dunque, posso ancora reggere un colpo? Ah, fascino! Posso fare fascino! Mamma mia! Ah, brutto. Ah, allora brutto colpo, però è brutto colpo, è diverso. Andiamo con pozione, ricarichiamo un pochino. E sto pensando. Se fa brutto colpo mi metto a urlare. Se fa brutto colpo urlo. Bene. Beccata per finirla perché 3 PS c'aveva. Molto bene, sono soddisfatto. Ah, è vero, ancora Zubat, cambiamo, va. Andiamo Vux con Electroshock e via. Tuono shock, sì. Non elettroshock. Non è una mossa quella. Vai. GG, Nori. Però. Magari no. Invece faremo un rematch invece noi, sì. Ci sarà. E ho vinto. Ma come può essere? Ho perso, piccolo mocciasetto. Mai sottovalutare una peste. Ops, non ce l'ho fatta. Comunque non importa. Mi è piaciuto lottare con te. Adesso è proprio ora di togliere il disturbo. Ciao. Fuori del Team Galassia. Dicevano di voler raccogliere più Pokémon di energia possibile. Dicevano di voler creare un nuovo universo. Ma per me tutto ciò non aveva alcun senso. Non sai quanto ti sono riconoscente per avermi salvato. Finalmente posso rivedere la mia bambina. Papà! Ah, ma puzzi, quando è l'ultima volta che ti sei fatto la doccia? Oh, sì, scusa, mi hanno costretto a lavorare senza sosta. Grazie, allenatore, mi ha fatto scappare quelle persone cattive. Forse adesso il Pokémon palloncino tornerà. Oh, sì, tornerà e come, ragazzi. Vogliamo vederlo? Dovrebbe già esserci, dato che è venerdì. Non c'è. No. No, ma il venerdì compare, sì. Oggi è venerdì. Vabbè, magari non appena usciamo dall'impianto turbine, però quando ci torniamo sì. Il problema del perché non c'è è molto semplice.
Deve essere venerdì mattina e se cambi l'orario la console te lo blocca. Quindi ho messo giovedì, ovvero ieri, e aspetto domani mattina e registrerò mentre lo prendo e lo vedrete ovviamente in questo video, ma giusto perché devo aspettare domani, quindi magari nel frattempo vado avanti. In realtà il problema è più complicato di così. Bisogna aspettare una settimana dopo aver sconfitto il Team Galassia per farlo arrivare. E se si cambia l'orario della console, bisogna aspettare ulteriore tempo perché la console te lo blocca per un'altra settimana. Quindi bisogna solo aspettare e non fare time travel di alcun tipo. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon Diamante Lucente. In descrizione link a Instagram e Telegram per rimanere aggiornati sulle prossime uscite video e anche cazzatine che pubblico ogni tanto. Se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!